Oggi si parla in cronaca di Arezzo della lancia rotta da Farsetti. Chiaramente c'è preoccupazione per tutti i concessionari perché dice se la lancia si rompe non la compra più nessuno. Ma è la lancia del Saracino. Dopo questa esilarante battuta del vostro direttore. Mi sembrava carina. Va bene. Noi abbiamo un bel servizio sul Saracino perché siamo stati a Porta Crucifera, abbiamo incontrato il capitano e i cavalieri. E poi qui dove sono io c'è Pupo che sabato avrà il concerto ad Arezzo e quindi ci ha concesso in esclusiva un'intervista molto carina. Ma ricordate che questa sera su TV9, come tutti i martedì, alle 21.30, chiaro e tondo nella forma televisiva. Più di così che posso dirvi? Buon divertimento. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ci ha onorato della sua presenza negli studi di Chiaro e Tondo TV perché nel suo peregrinare dall'Alpi alle piramidi, dal Mazanarre al Reno, alla fine passa anche da Arezzo. Sempre, no? Sempre. Come, è inevitabile. Come dice quello, alla fine passerà di qui. Esatto. Enzo, è bellissimo questo tuo arrivo per l'11 settembre ad Arezzo. Sì, e diciamo che erano ormai un po' di anni che si pensava di fare un concerto qui in città, si era parlato anche qualche volta di un ultimo dell'anno, di fare qualcosa in Piazza Grande, poi non c'erano mai state le condizioni. Ora sembra che appunto l'11 settembre di quest'anno si chiuderà il tour estivo 2010, che è stato molto bello, divertente, pieno di successi. Erano un po' di anni che non rifacevo un tour dal vivo live in Italia così, e quindi Arezzo, che poi è un giorno particolare anche. Io ti ho visto entusiasta, visto che tra l'altro nel tuo tour ero con te, esatto. Ti ho visto entusiasta tutte le serate, hai mostrato un minimo di stanchezza quando abbiamo fatto 5 date di fila dalla Puglia alla Sicilia, certo. Ma con anche un passaggio in Sardegna. Con un passaggio in Sardegna, e anche in quell'occasione, visto che l'ultima delle 5 dei 5 concerti fu un'ospitata con pianoforte e chitarra al premio Aurelio Fierro di provincia in provincia di Catania, sì. Ecco, anche lì ti ho riletto l'entusiasmo nonostante che venissi da 5 serate. No, certo, quando suoni dal vivo c'è sempre una grande voglia e dai il massimo, le energie le trovi anche se insomma sei stanco. Quindi io quando suono e quando canto mi esprimo al massimo e ho il massimo godimento di questo mestiere, ecco, più della televisione. Per gli aretini che non hanno magari mai visto o non mai visto ultimamente un concerto tuo, c'è il bellissimo inserimento del violino nel palco. Sì, abbiamo inserito un violino che è una aretina, un violinista, perché i miei musicisti sono tutti rigorosamente tutti torzoli, della provincia di Arezzo. Rigorosamente torzoli. No, sono bravi, di torzoli nel senso buono. No, compreso me. Tutti aretini, tutti collaboratori, tutti aretini, quindi un'orchestra, un complesso straordinario che ormai conosce a memoria tutto il mio repertorio, quindi sono sicuro che l'11 settembre all'anfiteatro, se non si faranno prendere dall'emozione, perché a volte quando si suona in casa uno si emoziona e allora non dà il male, ma credo ormai siano abbastanza ferrati e abituati alle grandi prove emotive come quella di suonare appunto anche nella propria città. Sei tu che dedichi alla tua città questo concerto nel compleanno o è la città che lo dedica a te, perché so che c'è stata una lotta per farlo l'11 settembre ad Arezzo, perché tu hai disdetto altri impegni per farlo qui. Sì, l'ho fatto l'11 settembre perché era un sabato, perché era anche il mio compleanno, io compirò 55 anni, non è che sarà la festa del mio compleanno, sarà un concerto normale. Dove, che concomita col tuo. Esatto, poi hanno parlato di ospiti, d'onore, non ci sarà credo praticamente nessuno, se qualcuno verrà, non perché l'ho invitato io, ma perché avrà il piacere di essere al concerto, però non è che siano previsti ospiti particolari, non è mai parlato, era una notizia uscita oltretutto in primis così falsa, perché nessuno ne aveva mai parlato, anche perché non ho intenzione di fare proprio una festa di compleanno, ho intenzione di fare un concerto, che poi per coincidenza arriva l'11 settembre, e quindi è un regalo che ci facciamo reciprocamente con la provincia di Arezzo
anche perché comunque è un concerto a pagamento dove la gente viene e paga il biglietto, quindi pretenderà qualcosa, e dove io chiaramente non ho preteso i compensi e gli ingaggi che sono quelli di normale amministrazione. Dato la capienza dell'anfiteatro romano di Arezzo, che è molto piccolo, e dato i costi che tra l'altro... Io lo farò gratis il concerto, solamente per le spese, che la gente paga, non gliene frega niente. Nella homepage, tra l'altro, di Chiaretondo TV trovate anche i prezzi e i numeri per poter prenotare i biglietti e la prevendita. Io non posso che ringraziarti e darti appuntamento, noi ci si vede tutte le settimane, ma con loro all'11 settembre, grazie. All'anfiteatro di Arezzo in via Roma. Roma, via Roma. Via Roma.